Eccoci. 18 e 38 minuti, io dovrei avere Valerio Rossi Albertini invece in onda. Benvenuto. Grazie tante. Professore, buonasera, benvenuto. Fisico del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, divulgatore scientifico. E quel signore che vedete sempre in televisione, che cerca di spiegarci in maniera semplice cose complicatissime. E riesce a farlo anche con delle cosette che lui costruisce. Sono cose di tutti i giorni, palline da ping pong, piccole, è un fascino. E adesso io tento di capire con lui, vorrei capire con lui, perché qui c'è una denuncia, io voglio capire. Questa storia del Giappone che ha 8 anni dall'incidente di Fukushima, il Giappone getterà in mare l'acqua radioattiva, così è stato detto. Dice che non c'è più posto per stoccare i rifiuti dell'incidente e propone di diluirla nelle acque dell'oceano, quindi propone di scaricare in mare il liquido radioattivo. Allora la prego, ci dica, rischi per la pesca? Rischi che per noi, che forse un giorno faremo il mare nell'oceano, arriverà l'acqua dell'oceano nel nostro mare? Io non lo so, io ho diritto di sapere che cosa scaricano, quanto ne scaricano e se mi fa male o no, se farà male o no chi verrà dopo di me a farsi un bagno non so dove. E poi questo che cosa significherà far male? Tumori? Scusi la praticità, ma io voglio capire. La notizia è di ieri, ma io devo capire. Grazie. Vada. Sì, vado. Picchi do pesante se c'è da picchiare. Ma sì, la mia riflessione è questa. Spieghiamo agli ascoltatori di che cosa si tratta. Questa è l'acqua di raffreddamento del nocciolo del reattore che è andato fuori controllo 8 anni fa provocando la catastrofe. Perché dopo 8 anni ancora combattiamo? È perché il problema è che gli incidenti nucleari non si esauriscono nel momento in cui avviene il disastro, ma si prolungano nel tempo, hanno degli strascichi. Il reattore in realtà è soltanto dormiente, è ancora in uno stato di attività solo sospesa. E solo grazie a quantità di acqua enormi, parliamo di 1 milione di tonnellate, 2500 piscine olimpioniche, per dare una unità di riferimento agli ascoltatori, sono state utilizzate per raffreddare il nocciolo del reattore, cioè la parte attiva del reattore. In questo processo di raffreddamento però l'acqua, per simpatia possiamo dire, diventa radioattiva anch'essa. Ora, quest'acqua radioattiva è stata immagazzinata proprio nelle cisterne della centrale, sì. ma adesso non c'è più spazio, dopo che ci sono 1 milione di tonnellate, non è che puoi continuare a farlo indefinitamente. E quindi la soluzione più semplice, più economica, è quella di buttare l'acqua nell'oceano. Ora, i pericoli quali sono? Quantificarli non è semplicissimo, perché non ci sono dati ufficiali che io abbia. Anche perché non è mai successa una roba così. No, assolutamente no, è un unicum nella storia. L'altro grande incidente Chernobyl, ma si è consumato in maniera diversa. Sì. Quindi no, è esattamente la prima volta. Però non sappiamo il tasso reale di radioattività di quest'acqua. Perché questi non ce lo dicono. Allora, io ho idea che siano molto cauti a dare certo queste informazioni, perché vogliono tentare di addormentare la cosa, di non creare allarme. Fatto sta che il caso, allora, una stima da tecnico, la radioattività non dovrebbe essere elevatissima di quest'acqua, ma l'acqua è tanta. E poi, a prescindere da quanto sia radioattiva, secondo me è immorale pensare di concludere una vicenda del genere buttando l'immondizia sotto al tappeto, perché ci deve essere una sorta di responsabilità estesa. Mi sono sempre dichiarato contro il nucleare non solo militare ovviamente, ma anche civile, con cognizione di causa, perché so quali sono le ripercussioni. Chi invece sposa questa causa se ne deve assumere la responsabilità. Quindi adesso, e i costi? 1 milione di tonnellate, devono smaltirle in una maniera congrua, in una maniera opportuna. L'alternativa c'è, di fare delle vasche di contenimento distanti dalla centrale, dove ci sia spazio, dove quest'acqua può essere tenuta sotto controllo, lasciare che col tempo si abbassi naturalmente il tasso di radioattività. E io dico di più, secondo me quest'acqua la dovrebbero congelare, non dovrebbero neanche lasciarla allo stato liquido,
dovrebbero congelarla e tenerla congelata per un periodo di tempo sufficiente oltre il quale non ci siano più rischi. Quanto questa tempo ci vuole, una maniera per esempio, di agire? Più o meno quanti anni? Allora, poi dovremmo sapere quant'è la radioattività. Eh certo, diciamo, non parlano, non danno i dati. Non... questo io metto sotto inchiesta. Loro non ci stanno dando gli elementi per poter capire quello che può essere il rischio per loro, per carità, ma per noi anche. E voi sapete perché? Perché ci sono dietro i soldi, come sempre, perché tutto questo, sbuttarla nell'acqua del mare, dell'oceano, costa poco in confronto a quello che ha detto il professor Albertini. Perché Valerio Rossi Albertini ha detto fate questo o questa o una cosa analoga. Quello costa, fare queste vasche, eccetera. Costa. È molto più facile prendere e buttare tutto e non consegnare i dati realistici. Problemi per noi italiani. Allora, il pesce che arriverà da là... Se il pesce il problema sarà locale, ecco, su questo mi sento di rassicurare invece. Lo sversamento sarebbe nell'Oceano Pacifico, esatto, e quindi distantissimo da noi, dall'altra parte del mondo, e la massa di acqua dell'oceano è immensa, quindi da noi non arriverebbe. Localmente però la contaminazione ci potrebbe essere, quindi lo sversamento dovrebbe essere fatto molto lentamente, in condizioni controllate, lontano dalla costa. Ma a prescindere dal fatto che possa essere fatto o meno, secondo me non dovrebbe essere fatto. È diseducativo dare l'assenso, che la comunità internazionale dia l'assenso a questo genere di operazioni. E noi lo mettiamo sotto inchiesta, chiaramente non contiamo nulla. Siamo delle formiche, noi d'Italia sotto inchiesta, ma non molliamo. Grazie Valerio Rossi Albertini, CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, divulgatore scientifico. Davvero grazie. Ho capito tutto. Se ho capito grazie io, a voi è a prova di l'ospitalità. Grazie, buon lavoro. Grazie.